ogni anno ci vediamo, ci confrontiamo come amici, come persone, come colleghe, come professionisti e riflettiamo un po' su come ci stiamo noi nei servizi, come cambiano i servizi, e l'abbiamo visto modificare in questi ultimi 30 anni, no? Né bene né male. Beh, oggi abbiamo visto sicuramente una cosa nuova. Nuova perché non c'era prima di 2 anni fa. È una nuova dimensione istituzionale della cura dei malati mentali autori di reato e devo dire sono profondamente... Ti riferisci alla REMS? Mi riferisco alla REMS, profondamente colpito da questa istituzione, da questa neo-istituzione che abbiamo visitato. Sono colpito per 3 motivi. Primo perché il clima che ho respirato era un clima di progressiva e chiara atmosfera terapeutica. Quindi entrare in una struttura neo-istituzionale molto forte, molto contenitiva, con le guardie giurate, respirare questo clima mi ha molto colpito. La seconda riflessione un po' più tecnica riguarda il fatto che ho sentito molto il contenimento rispetto invece ad aspetti proprio legati alla contenzione. Anche la stanza della contenzione così visitata mi ha molto colpito per essere una stanza assolutamente normale come tutte le altre, se non perché è blindata ed è, come dire, autonoma nella sua collocazione anche proprio fisica. Però mi ha colpito proprio la capacità di contenimento messa in atto dagli operatori, capacità di contenimento relazionale che è vero si può rifare a tecniche di de-escalation, ma sostanzialmente è una modalità di gestire eventuali criticità relazionali utilizzando la relazione e gli strumenti che la relazione pone nel quotidiano. Quindi grandissima scoperta oggi di come si può gestire un'istituzione. La terza cosa è l'integrazione di questa struttura col territorio e con le altre agenzie della salute mentale. Penso alla forte integrazione col DSM, alla forte integrazione con la comunità terapeutica qui vicina, ma soprattutto all'integrazione con il contesto, cioè l'idea che questa è una REMS calata, una neo istituzione calata in un territorio. Sì, un po'. L'esperienza che stiamo facendo è un'esperienza di comunità terapeutica. Ci siamo anche ispirati alla rete internazionale comunità terapeutiche e democratiche e effettivamente si può realizzare anche qui in Italia un'esperienza, perché la comunità terapeutica paradossalmente ti rende più libero di esprimerti, di dire quello che pensi. Dentro naturalmente le persone che stanno qui sono dentro dei vincoli giuridici, però come hai visto la libertà di pensiero, di espressione, di parola, ma anche la conquista della libertà di spazi di uscita, no? Di partecipazione alla vita collettiva, alla forte. Vita sociale, questo è molto, molto sentito. Questi sono proprio i principi della comunità terapeutica democratica. Anche la stanza un po'... Però sono principi calati in una dimensione di realtà. Comunitaria. Mi ha colpito, la dimensione proprio di realtà quotidiana. No? Comunitaria e quotidiana. Venendo invece a un punto di forza, a un punto di debolezza del sistema attuale di salute mentale, parlo della mia esperienza toscana. Io da anni dirigo un dipartimento di salute mentale che è quello di Grosseto. Qual è il punto di forza sicuramente da tutelare? Innanzitutto... sono due sostanzialmente. Innanzitutto la forza della continuità terapeutica, il fatto che la persona presa in carico viene seguita nei vari contesti di cura, quando è in crisi in SPDC, quando sta bene dentro il servizio di salute mentale, quando ha bisogno di un'eventuale situazione di supporto anche con l'intervento di altre agenzie, come possono essere le agenzie presenti sul territorio. Quindi il concetto di continuità terapeutica credo che sia un concetto che valorizza un sistema di cura di salute mentale. Ce n'è un altro che è altrettanto importante, cioè l'idea che una continuità terapeutica si inserisce all'interno di un sistema di cure che è orientato alla salute mentale di comunità, e cioè fortemente connotato da come il territorio riesce a sentire i problemi di salute mentale delle persone e quindi riesce in qualche modo a includerle, riesce in qualche modo a considerarle soggetti attivi di un territorio e non roba da scarto, roba da non considerare.
Punti di debolezza. Anche lì sono essenzialmente due punti di debolezza. Da una parte il sottofinanziamento dei servizi e delle risorse disponibili, che a scapito invece di nuove richieste che arrivano all'aumento della domanda. Nei periodi di crisi c'è sempre un aumento della domanda, questo vale per tutti i territori, credo. Siamo di fronte a un definanziamento drammatico dei dipartimenti di salute mentale, che si accompagna ad un'altra criticità, al fatto che a livello generazionale le generazioni che devono entrare, di giovani operatori, hanno grosse difficoltà a entrare nel sistema, e si aggiunge a questo il fatto che stanno andando via una generazione fondamentale di tecnici che non viene garantita nella sua sostituzione, nella sua continuità di cura, che invece in questi anni ha prodotto, credo, nel sistema italiano un grande avanzamento clinico e scientifico e culturale nella salute mentale. Quale potrebbe essere per voi una soluzione a questo tema che avete affrontato del cambio generazionale, che comunque è un elemento... Ma noi lo stiamo affrontando... Come lo state affrontando? Noi lo stiamo affrontando valorizzando al massimo la rete informale, la rete associativa, la rete che nasce da basso. Noi ci siamo conosciuti durante la fase di chiusura dell'ospedale psichiatrico, allora siamo partiti dalle strutture alternative. Adesso partiamo dalle esperienze alternative, le esperienze del volontariato, delle cooperative, delle fattorie sociali, delle invenzioni sociali che nascono spontaneamente. Il lavoro che stiamo facendo noi qui è valorizzare al massimo la comunità locale nelle proprie risorse autoctone, la cultura, la rete sociale. Io penso che i giovani possano entrare. Oggi abbiamo raccolto l'adesione per contrattualizzare in borsa lavoro degli psicologi, stiamo contrattualizzando degli utenti che diventano esperti nell'aiutare altri utenti. Noi, ecco, quello che noi stiamo molto lavorando, su cui stiamo molto lavorando, è la famiglia e la rete sociale, attraverso il gruppo multifamiliare, l'open dialogue, anche la comunità terapeutica democratica è una logica di psicoterapia di comunità, no? In cui la comunità e la famiglia è laddove nasce la sofferenza, ma è il posto, il luogo e la risorsa dove è possibile superare la sofferenza. Io penso che queste sono le innovazioni che nascono, come dice, spontaneamente, non sono programmate. Quello che è il punto di debolezza anche da noi in Sicilia è, come dice, che non c'è un investimento politico forte. Il piano strategico prevede che l'assessorato al lavoro, l'assessorato alla formazione, l'assessorato alla salute, l'assessorato alla famiglia si concertino l'utilizzo dei fondi comunitari, l'utilizzo dei fondi per favorire lo sviluppo delle persone che sono portatori di disagio e dei territori, quindi della cultura. No, mi piace questa ultima osservazione, perché mi ci permette di concludere questo ragionamento. Cioè, questo tipo di operazione di sviluppo dovrebbe entrare nelle agende dei direttori generali per un motivo molto semplice, perché questo tipo di investimento, quindi un investimento di salute mentale che includa inclusione sociale e sviluppo locale di un territorio, è conveniente. È conveniente perché riduce tutta una serie di altre spese, dirette e indirette, che in un'ottica sistemica andrebbero considerate in questa fase storica estremamente importante, estremamente significativa. Cioè, dove investire in salute mentale significa ridurre tutta una serie di altre spese che in questo momento sono spese di tipo assistenzialisti, che verrebbero in maniera quasi immediata a essere sollevate da questa. Io spero che qui dal basso i comuni, qui si è votato a Caltagirone, alcuni paesi e comune, che i sindaci investono sui loro cittadini. Molte ricerche dimostrano che investire in salute mentale è il miglior investimento economico, perché non è soltanto se un cittadino su quattro in Europa durante l'arco della sua vita può attraversare una fase di grave sofferenza mentale, è chiaro che è una questione che riguarda la popolazione, riguarda la comunità nel suo interesse. Noi stiamo facendo l'esperienza del lavoro, i ragazzi che lavorano nel museo, nelle pulizie, nel verde, quella è la terapia vera. E quindi
Speriamo bene, noi continueremo a impegnarci. Grazie.